Un bilancio positivo. Sono parole del nuovo ambasciatore d'Italia a Monaco, Massimo Lavezzo Cassinelli, che esprimono soddisfazione per la presenza di pubblico e per l'impatto mediatico della manifestazione. Sei interessanti appuntamenti che hanno saputo far apprezzare musica e lingua italiane, trattando di ogni genere, dalle canzonette alla musica barocca, attraverso il fenomeno dei castrati. I castrati sono le prime star musicali della storia, le prime star internazionali, benché si trattasse di persone mutilate in realtà, perché questi bambini venivano mutilati per mantenere la voce pura, ma erano veramente ricercati, firmavano dei contratti da capogiro. Basta pensare che il più famoso forse castrato italiano, che era Farinelli, firmò un contratto straordinario di 50.000 franchi del tempo con il re di Spagna e ci rimase a corte per 25 anni, però cantando gli stessi quattro pezzi tutte le sere. Quindi ecco, sono le prime star internazionali della musica. Non solo star per le capacità e il talento canoro, ma anche addirittura perché grandi autori scrivevano appositamente per loro. Sì, devo dire che all'inizio furono autori italiani. E dopodiché autori stranieri importantissimi come Handel cominciarono a scrivere per i castrati, e questo rende anche questo aspetto della musica italiana internazionale in quel momento lì. Quindi erano veicolatori della lingua italiana in un periodo storico che più o meno... Assolutamente sì. Allora, loro in realtà coprono, diciamo che sono caratteristici del barocco. Dalla fine del Cinquecento il barocco inizia, ma loro sono piazzati nel Seicento. Ma esistono ancora, l'ultimo castrato ha registrato nel 1903 un pezzo che è di qualità abbastanza scarsa, che possiamo trovare su YouTube. Però diciamo che è l'ultimo di cui si ha memoria, perché poi, due anni dopo, San Pio X, il Papa, firmò un decreto con il quale vietò la mutilazione. Ma devo dire che la Chiesa non l'ha mai permesso, benché usassero le loro voci bianche nella musica liturgica, però era una pratica non approvata dalla Chiesa. E così lui ufficialmente interrompe questa pratica. Oltre alla musica e oltre alle parole dell'italiano cantate dai castrati, portarono in giro per l'Europa anche la moda italiana. Assolutamente, perché per loro gli scenografi del tempo fanno delle realizzazioni straordinarie. Basta vedere il film Farinelli, dove veramente si vedono delle scenografie che oggi costerebbero delle follie, fare quelle scenografie, quei costumi. Quindi fu anche un veicolatore di moda il fenomeno dei castrati. Non è mancata la musica sacra interpretata dal tenore Massimo La Guardia, ma anche la buona tavola ha avuto la sua parte, dedicando alle canzoni immortali di Domenico Modugno una serata gastronomica legata ai sapori della sua Puglia. Philippe Daverio, con l'Orchestra Filarmonica di Monaco, ha incantato il pubblico del Teatro dei Varietés sul tema Il secolo dei lumi e dei misteri, in una conferenza concerto molto seguita. È sempre divertente usare il sistema di un concerto per farci dentro una conferenza. Talvolta riesce addirittura ad influire su chi suona e sicuramente talvolta influisce su chi ascolta, perché avere delle chiavi d'accesso che ci portino fuori dal parametro stabile apre dei pezzi di cervello che erano stati chiusi. Però questa sera, come si fa a connettere Couperin e Mozart? Sembra una sorta di follia tecnica e anche intellettuale, eppure tutti e due sono legati da questo stesso meccanismo che sta nel cuore del XVIII secolo e che è la scoperta del sentimento. Il sentimento diventa una struttura fondamentale del linguaggio estetico, molto di più di quanto non lo fosse nel secolo precedente di Luigi XIV, e gran colpa di questo sentimento è dovuta agli italiani. Sono gli italiani che hanno corrotto l'Europa per renderla sentimentale a loro. La passione, quindi i lumi resi sentimentali dal mistero italiano passionale? In qualche modo dalla trasformazione del barocco secco
o del barocco formale in un barocco di pancia. Questo barocco di pancia avrà degli effetti su Giovanni Sebastiano Bach, lo passa a suo figlio Johann Christian studia a Milano e insegna poi da Mozart da giovane, quando Mozart arriva a Londra, cioè tutto un meccanismo che si intreccia e che ha un'altra caratteristica particolare, è che è il primo momento nel quale si forma una estetica europea, che è quella delle corti, ma che è la radice dell'Europa d'oggi. Quindi, viaggiando fra la musica e la spiegazione, una conferenza dura quanto? Quanto tollera il pubblico? Non più di 9 ore, no, in realtà 15 minuti. Per arrivare al gran finale nel salone del Museo Oceanografico con l'opera e la lingua italiana, la grande stagione del melodramma, una conferenza concerto con la soprano Angela Papale e il pianista e musicologo Angelo Marra. Il programma della 15ª settimana della lingua italiana a Monaco è stato messo a punto dall'ambasciata con la collaborazione di vari soggetti. Assolutamente, con la collaborazione della Dante Alighieri, istituzionale, che devo citare per prima naturalmente perché il Don Avento più Istituto di Cultura qui a Monaco è senz'altro quella che più ha aiutato e ha condiviso con noi questa azione. E poi con la collaborazione di altre istituzioni, tra cui appunto lo spazio culturale Scriptamanent per il giorno 5 ed altre che poi vedrete nel programma.